Per Soveria Pannelli è un bel momento ricevere e conferire un omaggio cittadino a Domenico Piraina, che è il direttore del Palazzo Reale di Milano, una delle istituzioni più importanti e più prestigiose non solo del nostro paese, ma anche a livello europeo. Ed è importante la sua presenza perché ribadisce una serie di valori. Il primo è quello delle radici, perché Mimmo Piraina è a Milano, si è laureato a Milano, opera a Milano da tanti anni, è il direttore non solo del Palazzo Reale di Milano, ma di tutti i musei civici del capoluogo lombardo. Ma è calabrese ed è un calabrese vicino a noi, di un comune vicino, Platania, che tra l'altro fa rima con Soveria. E poi esprime un valore fondamentale, che è quello della cultura. Attraverso la cultura si produce il cambiamento. La cultura non è affatto una parola inutile, anzi tutto parte dalla cultura, che invece è una parola originaria. E allora avere Mimmo Piraina a Soveria Pannelli significa queste cose e significa un legame importante a livello nazionale, perché la cultura unisce da Milano in Calabria e dalla Calabria a Milano, e questo significato simbolico abbiamo voluto sottolineare questa sera con la presenza di Mimmo Piraina a Soveria Pannelli. Io ringrazio l'amministrazione comunale di Soveria Monnelli, ringrazio in particolare Mario Caligiuri, cui mi lega una affettuosa amicizia da moltissimi anni. Ricordo ancora Mario circa 20 anni or sono, quando realizzammo a Milano, nella stessa sede che poi sarebbe diventata il Museo del Novecento, una mostra dedicata a Soveria Monnelli che si chiamava, guarda caso, La città delle idee. Era per me, che come ha detto prima Mario, sono di Platania, quindi siamo a 10 km sostanzialmente distanti, per me è stato un onore ospitare questo comune, perché già allora era un'amministrazione all'avanguardia, no? Ecco, per tornare a quello che diceva Mario prima a proposito del cambiamento, ecco, il cambiamento non è che molte volte deve partire chissà da dove, il cambiamento può partire anche da un comune di credo 3.000 abitanti, no? Però può essere rappresentativo, può essere, come dire, uno stimolo, può essere un esempio, ecco, un po' a tutti i comuni italiani. Perché laddove ci sono le idee, laddove c'è voglia di fare, laddove c'è voglia di sperimentare, di costruire cose nuove, ecco, lì comincia il cambiamento positivo. Quindi non è che c'è bisogno di grandissime cose, di grandissimi investimenti, di tanti soldi, no? L'importante sono le idee. E guarda caso Mario quella mostra la chiamò appunto la città delle idee. Io ho seguito sempre Soveria Mannelli nel corso degli ultimi 20 anni, è stato sempre un comune, devo dire la verità, all'avanguardia da questo punto di vista, no? Nel senso che ho ospitato anche grandi personalità. Qui sono stati assessori Giordano Bruno Guerri, è stato assessore Sgarbi, altri sicuramente me li dimenticherò. Ecco, vuol dire che questo qui è un comune aperto, dove ci si incontra e quando c'è il dialogo, come diceva Socrate, magari si trovano anche delle buone risposte ai problemi che ci affliggono continuamente. Io vengo da Milano, oggi Milano è la città più internazionale chiaramente d'Italia, ha scalato le posizioni internazionali negli ultimi anni, ormai insomma siamo lì, il nostro confronto chiaramente è con le grandi capitali europee, Parigi, Londra, Berlino, però vi assicuro che questo grande cambiamento che c'è stato a Milano è dovuto in parte anche alla cultura, agli investimenti culturali che sono stati fatti nel corso degli anni. Ecco, se non si incide sulla cultura, tu puoi raggiungere un risultato importante, però quel risultato poi non dura. Molti pensavano che terminato l'Expo, Milano, insomma, avrebbe avuto dei contraccolpi, no? Si sarebbe un po' fermata. Ecco, invece i dati del 2016 ci confermano che noi siamo andati addirittura meglio dell'Expo. No? Meglio del 2015. Quindi, nel senso, quelle conquiste vuol dire che sono conquiste
consolidate, non sono conquiste sporadiche che sono durate una stagione soltanto, ma che ormai fanno parte del patrimonio reale, del patrimonio cognitivo di tutti i milanesi. Guardate, ci sono delle iniziative a Milano, io ne cito qualcuna, io rimango sempre impressionato da questa iniziativa che ha voluto l'amministrazione comunale, che si chiama Book City e che dura 3 giorni, è un'iniziativa dedicata alla promozione del libro. Bene, ma in quei 3 giorni vengono realizzati migliaia e migliaia di presentazioni di libri, di dibattiti, di convegni, eccetera, eccetera, e ci sono 200.000, 300.000 persone che si muovono in tutta Milano per andare ad ascoltare gli autori, per dibattere, per discutere. Ecco perché è una città in cui si sente la fame, la voglia di cultura, la voglia di conoscere. Certo, Milano è su quella scala lì, però anche un comune come Soveria, anche un comune più piccolo di Soveria può fare queste cose. Ovviamente, come dire, confezionando dei programmi secondo le proprie dimensioni. Ecco, la cultura a Milano ha giocato un ruolo veramente fondamentale per il rafforzamento internazionale della città. Io parlavo recentemente con i responsabili delle ferrovie francesi, con i quali noi abbiamo fatto un accordo di promozione turistica, i quali, e sono dati che lo stanno lì a dimostrare, la prima destinazione europea dei parigini attraverso il TGV, che usano il TGV, il treno per venire a Milano, è appunto Milano. Quindi molti parigini vengono a trascorrere il weekend a Milano. E cosa vengono a fare a Milano? Vengono a vedere le mostre, vengono a vedere i musei, vengono a vedere quello che la città offre. Ecco, voi sapete anche i risultati a livello nazionale, è uscita una recente inchiesta del Sole 24 Ore che pone Milano come seconda città d'Italia come qualità di vita. La prima è Aosta, adesso non me ne vogliono gli amici di Aosta, ma le dimensioni sono ben diverse, i problemi di Milano sono ben diversi da quelli d'Aosta, quindi sostanzialmente possiamo dire che Milano, no, per qualità della vita è sostanzialmente la prima città d'Italia. Cioè, è la città, molti fanno fatica a crederci, è la città che ha anche, come dire, il primato per le presenze turistiche, no? E quindi vuol dire che ormai è una città assolutamente attrattiva. Io su questa cosa ho anche un'esperienza personale, perché qualche anno fa mi sono occupato anche di marketing territoriale e mi accadeva questo: quando io andavo all'estero, ecco, gli stranieri percepivano Milano come una città d'arte e di cultura, cosa che invece non percepivano i milanesi. Cioè, per i milanesi Milano non era una città d'arte e di cultura, era una città del commercio, della finanza, no? delle banche, eccetera, eccetera, ma non era percepita come una città d'arte, cosa che invece gli stranieri la percepivano perfettamente, insomma. Quindi alla fine forse avevano ragione più gli stranieri che gli abitanti di Milano stesso. Ecco. Quindi in questo momento Milano è un po', può configurarsi anche un po' come un esempio di come questo paese, se mette in gioco i punti di forza che ha, no? L'ingegno, la creatività, la fantasia e anche un po' di organizzazione, ecco, se noi riuscissimo a mettere queste cose qui in campo non saremmo secondi a nessuno, insomma. La presenza di Domenico Piraina qui a Soveria Mannelli è un ulteriore tassello del ragionamento che da un po' di tempo stiamo facendo, che cioè quello di ragionare su come la cultura può essere motore di sviluppo per i territori. Lo abbiamo fatto con una serie di eventi, lo abbiamo fatto invitando per esempio il sindaco di Matera, che è una eccellenza nel campo culturale, è uno dei modelli che ha dimostrato come la cultura può cambiare le sorti di un territorio. E oggi abbiamo qui Domenico Piraina, prima di tutto perché vogliamo rendere omaggio a un calabrese illustre, un calabrese che ha costruito un percorso fuori dalla Calabria tenendo sempre ancorata i suoi piedi anche alla propria terra, ma soprattutto perché Domenico Piraina appunto è un modello di quell'investimento in cultura che funziona. Domenico Piraina è direttore di Palazzo Reale e del Polo Museale Milanese e Milano ovviamente in questo momento è una dimostrazione di come appunto la cultura, l'investimento in cultura cambia la faccia e il destino di una città. Non dimentichiamo che Milano è una città che ha perso
negli ultimi anni più di 200.000 posti nel settore manifatturiero, che per una capitale dell'economia non è cosa da poco. Ma la cosa interessantissima è che, nonostante questa perdita di una, diciamo, di dimensioni rilevanti, ha saputo riconvertire il volto della città, diventando appunto una capitale europea e internazionale, che ha fatto proprio della cultura, della creatività, dell'arte i driver del proprio sviluppo. Ecco, Domenico Piraina è sicuramente uno dei protagonisti di questa straordinaria rinascita di Milano, e per questo l'abbiamo voluto qui, non solo per rendergli omaggio, ma soprattutto per ascoltare da lui quali sono le qualità di un modello vincente. È veramente una bella serata, perché è con piacere che ospitiamo a Severino Mannelli un nostro conterraneo, un amico, il dottor Domenico Piraina, che ha avuto l'amabilità di recarsi nel nostro paese, nella nostra città, per ricevere il tributo che l'amministrazione vuole conferirgli per quello che ha fatto, per il successo che ha ottenuto, per la sua attività nell'ambito culturale in una città internazionale qual è la città di Milano. Noi abbiamo sentito il dovere di tributargli questa sera un omaggio, perché Mimmo Piraina è nato nel comune di Platenia, un comune a 10 km da Soveria. Per questo motivo lo sentiamo vicino a noi, e soprattutto perché ha fatto della cultura nella sua vita un credo importante. La cultura come promozione individuale e collettiva, ma soprattutto la cultura come capacità, come possibilità di riscattare la nostra regione. Ci ha detto tante volte che la regione Calabria è ricca di risorse, lo sappiamo anche noi, è ricca di risorse culturali, è ricca di scavi archeologici, è ricca di civiltà, della civiltà della Magna Grecia, della civiltà romana, è ricca di coste, è ricca di paesaggi, e per questo motivo, attraverso i suoi scritti, attraverso le sue opere, ci sta pregando di utilizzare queste risorse per promuovere la nostra Calabria, per far sì che la nostra Calabria si riscatti e non resti sempre l'ultima regione d'Italia. È un omaggio che l'amministrazione di Severia Mannelli, Mario Caligiuri, Florindo e gli altri amici abbiamo voluto tributare per il prestigio raggiunto da Mimmo Piraina in una città internazionale come Milano. Si occupa di cultura, si occupa di musei, si occupa delle mostre del Palazzo Reale di Milano. Milano è una delle più grandi città d'Europa, d'Italia, senz'altro la prima città, e il salto da Milano in Calabria è sempre stato avvertito da Mimmo Piraina. Però, nonostante questo, è stato sostenitore accanito della cultura come strumento di promozione individuale e collettiva. E questa sera sono contento anche perché Mario Caligiuri ha voluto intitolare questo incontro "La cultura che unisce", quindi la cultura non solo come promozione individuale e collettiva, ma la cultura vista anche come strumento di unione, strumento di pace e strumento di armonia fra i popoli. Questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo, e sarei contento che da Severia Mannelli questa sera partisse un messaggio di pace in occasione di questa serata. Io non aggiungo altro, lascio la parola a Mario, ringrazio e saluto, tributando l'accoglienza dell'amministrazione comunale di Severia Mannelli al nostro ospite, e passo la parola a Mario per il suo intervento. Grazie. Signor Sindaco, signori consiglieri, signor Presidente del Consiglio,
cari concittadini di Soveria Mannelli e soprattutto caro Mimmo Piraina, l'ospite d'onore di questa sera, che vi prego di salutare con un applauso per la sua presenza nella nostra città. Salvador Dalì diceva che la stazione di Perpignan era il centro dell'universo. Questo è semplice, perché la Terra è uno sferoide e quindi ipoteticamente ogni punto ne è il centro. E allora per noi questa sera, Soveria Mannelli, che ospita Mimmo Piraina, è il centro dell'universo. Andy Warhol ricordava pure che ciascuno di noi avrà diritto a 15 minuti di celebrità. Quindi in una società in cui tutti possono parlare e essere ascoltati. Umberto Eco diceva più o meno che Internet fa parlare tutti, dal premio Nobel al cittadino comune. Soveria Mannelli non fa eccezione, non può fare eccezione. Noi siamo comune dal 1807 ed entriamo nella storia d'Italia da protagonisti. Perché ospitiamo una delle vicende che porta all'unità d'Italia. Garibaldi, alla fine di agosto del 1860, sulla strada borbonica che collega la capitale della Calabria Citre e quella della Calabria Ultra, Cosenza e Catanzaro, incontra, si imbatte nell'ultimo baluardo borbonico rappresentato dai soldati guidati dal generale Ghio, che rappresentavano la dinastia che era a Napoli. E in quel caso Garibaldi, senza combattere, riceve gli avversari che invece si autonomamente non decidono di combattere e si arrendono. Quindi Soveria è un luogo per alcuni aspetti simbolo dell'unità d'Italia. Rinverdiamo questa centralità qualche anno dopo, nel 1996, quando Vittorio Sgarbi proclama a Soveria Mannelli la Repubblica della Magna Grecia, in opposizione alla Repubblica della Padania che Bossi aveva proclamato, stava per proclamare nel nord. L'anno dopo, nel 1997, e inventiamo proprio qua la prima notte bianca d'Italia, grazie a un assessore particolare che allora sedeva tra i banchi della nostra giunta, Giordano Bruno Guerri, che aveva la singolare delega al dissolvimento dell'ovvio. E da lì, poi, nel 2003, il Censis attesta che Soveria Mannelli è il comune più informatizzato d'Italia. Nel 2016, qualche settimana fa, addirittura parla di noi il New York Times, uno dei quotidiani più importanti del mondo, e addirittura ipotizza un modello Soveria. Chi è che si era accorto per tempo di quanto stava accadendo in Calabria? Guarda caso, ma nulla succede per caso nella magia del mondo, il Comune di Milano. Il Comune di Milano che nel 1998 ospita al Palazzo dell'Arengario, in un luogo periferico di Milano, Piazza Duomo, e ospita una mostra dal titolo La città delle idee. Riusciamo a fare questa iniziativa con il sostegno, con l'aiuto del presidente del Consiglio Comunale di Milano, Massimo De Carolis, che tra i collaboratori che c'erano all'interno del Comune di Milano che si occupavano di cultura, c'era proprio Mimmo Piraina. E quindi questo legame antico e profondo che si è costruito da allora trova oggi un suo significato, una sua centralità. E proprio attraverso la cultura che unisce. Milano è
il motore dell'Italia. È una potenza economica, ma è anche una potenza culturale e mediatica. A Milano c'è la sede della casa editrice più importante d'Italia, la Mondadori, del polo televisivo privato più importante del paese, Mediaset, dell'ammiraglia dei quotidiani italiani, il Corriere della Sera. Milano è la città della moda. La Scala e il Cenacolo sono simboli mondiali, come il panettone, dato che siamo a Natale, ricordiamo anche questo aspetto. Palazzo Reale è un contenitore e promotore culturale tra i più importanti d'Europa, che ha fatto diventare Milano quella che è, quella che poi vedrà meglio di me Mimmo Piraina. E a Palazzo Reale si sono celebrati nel 1999 una mostra molto bella si è celebrata per quanto riguarda il 300° anniversario della morte del nostro grande pittore, che aveva come titolo Caravaggio e l'Europa, che ebbe un grande successo di pubblico. Nel 2014 anche Mimmo Rotella, il grande artista calabrese che a Milano aveva scelto Milano come luogo di elezione. E proprio non casualmente questo palazzo comunale, questo è il Palazzo Comunale Cimino, ospita all'entrata il più grande decollage mai realizzato da Mimmo Rotella, che si chiama Rinascita, dedicato alle vittime d'America, perché è stato realizzato 4 giorni dopo l'attacco alle Twin Towers e al Pentagono. Quindi Mimmo è direttore di Palazzo Reale, ma non solo, come diceva il sindaco, del polo museale di Milano e dei musei scientifici della città menichina. Mimmo Piraina è apprezzato e stimato da tutti, sia dai sindaci di destra che di sinistra, e da tutti quelli che si occupano di cultura, di Vittorio Sgarbi, D'Averio, che sono stati entrambi assessori alla cultura del comune di Milano. E lui è di Platania, e Platania fa rima con Soveria, e mai assonanza è maggiormente significativa. Noi impreziosiamo essere a Soveria a Natale con un riconoscimento a un calabrese che ha illustrato la nostra regione e in particolare il nostro territorio. Questa è la prova generale della ripresa del Cariglio d'Oro, che tornerà a brillare il 19 gennaio del 2017 in occasione del 210° anniversario della nascita di Soveria Mannelli. Quindi per noi è importante ribadire il valore centrale della cultura. Sappiamo bene che soprattutto nella nostra regione chi punta sulla cultura dal punto di vista elettorale ha altissime probabilità di essere sconfitto. È successo in tanti altri comuni nella nostra regione, perché prevalgono altri sentimenti, altre impressioni, altre sensazioni. Allora, se non si comprende il valore della cultura, e dobbiamo essere noi impegnarci a spiegarlo, perché forse non l'abbiamo fatto a sufficienza. Il legame è diretto tra istruzione e sviluppo, tra ricerca ed economia, tra conoscenza e lavoro. Il XXI secolo sarà quello della conoscenza, dove prevarrà la conoscenza. I processi sono lenti, ma sono inarrestabili. E le nostre esperienze lo dimostrano. Non è casuale che proprio a Soveria Mannelli, per parlare di cultura, c'è una delle case editrici più importanti e prestigiose del nostro paese, la Rubbettino Editore. Non è casuale che il nostro comune sia stato considerato, con l'iniziativa di Soveria.it, uno dei comuni a maggiore vocazione alla globalizzazione d'Italia. Lo ha fatto il Censis, l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, in occasione dei 100 anni
della sua nascita, e individuando 10 comuni a maggiore vocazione alla globalizzazione, tra i quali c'era Roma, Milano, Firenze, Catania e anche Soveria Mannelli. E tra l'altro abbiamo visto come operando sul terreno della cultura si possa modificare quella che è il verso della ruota della storia, anche all'interno della nostra regione. Voglio ricordare che la regione Calabria è stata ospite d'onore al Salone del Libro di Torino nel 2013 e le cui manifestazioni sono state inaugurate con una mostra su Mattia Preti, perché erano i 400 anni della nascita, ricorrevano i 400 anni della nascita di Mattia Preti, con una mostra al Palazzo della Venaria Reale, alla Reggia della Venaria Reale, una mostra su Mattia Preti curata da Vittorio Sgarbi, una mostra stupefacente. E proprio quell'anno, e ritorna ancora il legame con Milano, un quadro di Mattia Preti è stato l'effigie ufficiale delle cerimonie ambrosiane di quell'anno, un quadro di Mattia Preti bellissimo, e proprio grazie a Mimmo Piraina abbiamo organizzato una mostra, un'iniziativa molto bella al Museo Diocesano con il direttore Biscottini allora, e che ha visto proprio la Calabria protagonista. E quindi le attività culturali sono significative. Posso dirvi, per testimonianza diretta, come dopo quasi 5 anni di lavoro, direbbe Leopardi, matto e disperatissimo, la Regione Calabria dal 2010 al 2014 e non era più, aveva raggiunto risultati importanti, Non lo diciamo noi, lo dice l'Istat, che attesta che la Calabria non era più l'ultima regione d'Italia come lettura di libri e di giornali, ma avevamo superato la Campania, avevamo superato la Sicilia e ci apprestavamo a diventare la prima regione del sud come numero di lettori. Lo attestava il Censis, dicendo che la Calabria era la terza regione d'Italia come numero di lettura di libri digitali, il che da un lato dimostra che non ci sono le librerie, ma dall'altro va incontro a quelli che sono i consumi delle giovani generazioni. Lo attestava l'Invalsi, che dichiarava che dal 2009 al 2013 i giovani calabresi avevano recuperato il 10% di competenze, allineandosi a quelle del resto d'Italia per quanto riguarda le competenze di base. Lo diceva l'Infocamere, che diceva che la Calabria nel 2013 era stata la prima regione d'Italia come incremento di imprese innovative. Non a caso siamo stati come regione ospiti a Milano, allo SMAU, alla cerimonia inaugurale, presente il presidente della regione Maroni. E poi lo dice la Banca d'Italia, quando nel 2014 vedeva brillare due sole luci, quella dell'agricoltura e quella della cultura. E poi lo dice l'UNESCO, che nel 2013, alla fine del 2013, ha riconosciuto il primo bene culturale che è patrimonio dell'umanità in Calabria, che è la Varia di Palmi. Quindi, se si lavora nella direzione della cultura, i risultati arrivano. Ma Soveria vuole essere e si presenta come il luogo dell'innovazione e del cambiamento. Ma siamo convinti che per superare il passato, anche recente, dobbiamo guardare al futuro. Quindi non dobbiamo ricordare quello che è stato fatto, ma dobbiamo lavorare per fare di più e fare altro. L'innovazione è legata al lavoro. Le nostre aziende economiche sono un valore per tutti. Non a caso è stato creato proprio qualche anno fa l'Associazione degli imprenditori del Reventino. E abbiamo imprese significative e importanti nella nostra città. C'è la Robettina Editore, che ha pubblicato tra l'altro anche tanti libri che hanno come argomento Milano. Poi c'è la Camillo Sirianni
Arredamenti, che esporta mobili anche a Milano, ma così come in tutto il mondo, dalla Cina a Malta agli Emirati Arabi. C'è il lanificio Leo, la più antica fabbrica della lana con attrezzature ancora perfettamente funzionanti. Proprio grazie ad Emilio Leo si è svolta in Calabria una manifestazione bellissima sul design innovativo che ha coinvolto tutta la regione e che non casualmente è partita da Soveria Mannelli. Nel nostro comune è stata realizzata nella piazza principale della città l'Officina delle Idee, una iniziativa che noi avremmo voluto magari che questo contenitore fosse rappresentato da un teatro. Si è deciso qualche anno fa di fare diversamente. La struttura c'è e quindi noi tocca a noi il compito di valorizzarla. Quindi noi stiamo lavorando per affidare questa struttura che vogliamo sia un polo di creatività e laboratorio di innovazione ancora più vasto, che racchiami e raccolta gli innovatori e che si integri con il centro storico della nostra comunità. Non a caso stiamo lavorando per varare, il sindaco si sta impegnando a fondo su questo, il nuovo piano regolatore, e anche si integri con le attività produttive, con il nostro piano delle attività produttive, che significa quando la gestione del territorio viene organizzata con intelligenza può dare risultati importanti. Il nostro compito, e vado alla conclusione, è quello di valorizzare tutte le energie, di produrre nuove energie e di attirare nuove energie dall'estero. E le alleanze sono importanti. Non a caso, durante l'ultima edizione di Essere a Soveria, quella del 2016, quella che è ripresa dopo 5 anni, e abbiamo tessuto rapporti con il Comune di Matera, il Capitale Europea della Cultura nel 2019, con l'Università Bocconi di Milano, ecco, Milano che sempre ritorna, con il presidente del corso di laurea in Economia della Cultura, Paolo Dubini, e con Vittorio Sgarbi, che è un amico della nostra città, della nostra regione, ed è uno straordinario promotore culturale. E poi ancora con Massimo Brai, il ministro della cultura del governo Letta, e poi con Derek De Kerkhove, l'allievo di Marshall McLuhan, e con Mogol, le cui parole, musicate da Battisti, hanno fatto sognare tante generazioni, compresa la nostra. Quindi sono importanti le alleanze istituzionali e personali. Questa sera riannodiamo il ponte con Milano e lo facciamo dalla porta principale. Lo facciamo con un protagonista come Mimmo Piraina e lo facciamo parlando di cultura, che è una leva economica straordinaria. Questa è una serata preziosa che, grazie a Gerardo Sacco che ha realizzato l'omaggio che consegneremo a Mimmo Piraina alla fine della cerimonia, lo rende ancora più importante. E così come la presenza di Radio Radicale, questa voce della libertà che segue le nostre iniziative da tanti anni e che abbiamo avuto anche il privilegio di avere il direttore Alessio Falconio durante le iniziative di Essere a Soveria. Grazie anche a Liberi TV, questo contenitore culturale innovativo che sta filmando, sta seguendo mediaticamente le nostre attività. E siamo in attesa di ricevere il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarre, che è venuto apposta per incontrarci, per salutare Mimmo Piraina e per essere presente a questa cerimonia. Natale è il periodo della luce. Accendiamo stasera delle luci per ridare energia alla città. E lo facciamo con Mimmo Piraina, che dimostra come la Calabria significhi cultura e accoglienza e significhi pure un luogo da dove partono e ritornano i fili del futuro. Grazie Mimmo per essere qua.
passo la parola a Florindo per il suo saluto. Io mi unisco ai saluti a Domenico Piraina. E quello che fa, parlano gli eventi che fa, perché se voi guardate a ciò che accade a Palazzo Reale da qualche anno a questa parte, cioè da quando lui è direttore, e lo potete vedere agevolmente per esempio dal sito stesso di Palazzo Reale, vi renderete conto della quantità e qualità delle iniziative messe in campo da Domenico, che fanno tremare i polsi non solo per la qualità di quello che fa, ma anche e soprattutto per la quantità. E quindi credo che sia anche un segno dell'impegno che Domenico mette in questo lavoro e il fatto che le sue stanze siano forse anche un centro internazionale di cultura artistica, come pochi ce ne sono nel nostro paese. Poi questa iniziativa, come è stato detto dal sindaco, da Mario Caligiuri, è anche un segno di apprezzamento per un calabrese che ha voluto mantenere salde le proprie radici con la Calabria. Domenico torna spesso in Calabria, torna spesso a Platania, torna spesso a fare anche da testimone a varie iniziative culturali che si fanno in Calabria. Questo è un altro segno importante della qualità umana di Domenico, che vuole dare dalla sua postazione supporto a quello che in Calabria si fa, e anche la serata di questa sera ne è una dimostrazione. E poi, anche questo è stato detto, ma lo ripeto, l'iniziativa di stasera vuole essere un modo per riannodare il filo di un ragionamento che a Soveria Mannelli stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte, che sostanzialmente è l'attenzione a quello che la cultura può fare per cambiare il destino e le sorti di un territorio. Per cui ci piace guardare ai modelli, abbiamo questo difetto. Mario diceva, abbiamo invitato il sindaco di Matera, che è un altro modello di come la cultura ha cambiato un territorio, e Milano sicuramente da qualche anno a questa parte, il 2016 credo che sia stata la consacrazione definitiva di questo suo ruolo di capitale internazionale e di capitale italiana della cultura. Da questo punto di vista è un esperimento straordinario. Proprio qualche giorno fa Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, parlando dell'inaugurazione dei nuovi spazi della Fondazione Feltrinelli, parlava del coraggio che Milano ha avuto in questi anni e lo contrapponeva un po' alla situazione di Roma, mostrando come il coraggio di Milano, dei milanesi, della propria classe dirigente, della borghesia milanese, di tutto il tessuto sociale di Milano, ha in pochi anni cambiato il volto di una città. Non dimentichiamo che Milano è la città che in questi anni ha perduto 200.000 posti di lavoro nel comparto manifatturiero, una cosa che avrebbe messo in ginocchio qualunque città. Ovviamente parliamo di numeri imponenti. Milano, nonostante questa cosa, ha cambiato il suo volto ed è diventata ancora più Milano di quella che era, sostanzialmente puntando tutto sulla cultura. Quindi credo che questo sia una dimostrazione importante. Milano su una scala, ma a noi piace guardare al modello milanese, provando a immaginare anche su una scala più piccola quello che la cultura potrebbe fare, e gli indicatori che dimostrano come la cultura poi si sia trasformata in vero driver di sviluppo economico per Milano sono tantissimi. Per esempio il sorpasso che Milano ha fatto su Roma nell'ultimo anno per attrazione turistica, che non è una cosa da poco, visto che Roma è sempre stata capitale di turismo culturale, e questo è stato fatto in questi anni. Ecco, credo che se la forza d'urto che il sistema milanese in questi anni ha saputo mettere in atto per cambiare il destino di una città e per fare che l'aria depressa che circola il nostro paese a Milano non sia più presente, sia diventato un generatore di sviluppo e di crescita, se questo è il modello, credo che a questo modello anche noi dovremmo guardare. E appunto, siccome Domenico è anche un artefice di questo modello, credo che ascoltare anche dalle sue parole come Milano è cambiata in questi anni possa essere una testimonianza importante di come anche su piccola scala si possa provare a fare un percorso di innovazione culturale, sociale ed economica come quello che Milano ha fatto in questi anni. Per cui grazie per essere qui con noi e complimenti per tutto. Io ho il cuore in questo momento pieno di sentimenti che cerco di in qualche modo di esprimere, anche se non è facile. Chi mi conosce lo sa che rifuggo da ogni atteggiamento di retorica. Se una cosa che io non tollero
è la retorica e l'ipocrisia. Chi mi conosce lo sa benissimo. Quindi quello che vi dico, il fatto che mi sento particolarmente così, così commosso, emozionato, e credetemi che è la pura e semplice verità. Ecco, non è un atteggiamento retorico, non lo dico per retorico, per capataccio e benevolenza, ma lo dico perché è il sentimento più autentico che sento in questo momento. Nella mia vita mi è capitato di ricevere molti premi, molti riconoscimenti, ma questo mi è particolarmente caro perché mi viene da questa terra, cioè dalla mia terra. E questo è il più caro di tutti quelli che mi sono stati dati nella mia vita. Io stamattina ero stato invitato a Catanzaro, alla provincia di Catanzaro, a parlare a dei ragazzi del liceo, l'ultima classe del liceo classico, scientifico e artistico, e dovevo parlare su un tema analogo a quello che trattate voi questa sera, e cioè l'importanza della cultura per soprattutto per i giovani, e quindi soprattutto in quel campo parlavamo dell'importanza dell'arte contemporanea. Vabbè, ma questa sera allarghiamo un po' l'orizzonte e parliamo di cultura. Io ho esordito dicendo, rivolgendomi a questi ragazzi, dicendo due cose che secondo me sono importanti. La prima è che devono essere orgogliosi di stare in questa terra, di sapere qual è la storia di questa terra, che questa terra è stata una delle capitali della Magna Grecia, e si chiamava Magna perché era più grande della Grecia, e quindi di non scordarsi mai la lezione del passato, e che hanno il compito sostanzialmente di mantenere viva quella dignità che avevamo 2000 anni fa. Quindi la prima cosa che i ragazzi devono sentire è l'orgoglio di essere qui. E la seconda cosa, gli ho detto però, siate critici prima con voi stessi, e poi siete critici, nel senso kantiano del termine, con tutto quello che vi circonda. Con questo volevo significare che tutto quello che accade nei territori dove vivono li deve riguardare, non possono far finta che non li riguardano. Perché le cose pubbliche non sono di proprietà dello Stato, dei comuni, delle regioni, eccetera, eccetera, sono di proprietà loro, e quindi devono essere, devono tutelarle, le devono conservare, e devono anche parlare con le forze amministrative, politiche, locali, rivolgendosi sempre con rispetto, per carità, però dicendo anche la loro. Quindi di non sostanzialmente così accettare passivamente tutto quello che viene fatto, perché le città, i comuni dove vivono è anche soprattutto casa loro. Ecco, questa è la prima cosa che mi sono sentito di dire ai ragazzi di stamattina, e credo che l'abbiano capito. La terza cosa che ho detto è quello di concepire la cultura non come un qualcosa che è distante o diverso dalla vita normale, dalla vita quotidiana. La cultura fa parte della nostra vita quotidiana. La cultura non è quella che è chiusa nei musei, quella che è chiusa nelle mostre, nel teatro, nei cinema. Quelli sono aspetti, sono manifestazioni, diciamo, esteriori, forme in cui la cultura si organizza. Ma la cultura è anche come mangiamo, quello che mangiamo, come viviamo, come pensiamo. Ecco, quello è il vero significato di cultura. Ecco, se si capisce questa cosa, allora si comincia a capire che la cultura, e quindi il leggere, lo scrivere, dialogare con gli altri, andare a vedere un film, andare a vedere una mostra, visitare un museo, no? Deve diventare, come dire, una costante comune della vita di tutti noi, deve diventare un atto normale, come fare colazione la mattina, come andare a dormire la sera, perché noi siamo cultura, ognuno di noi è cultura, non è che la cultura è qualcosa, no, un pezzo fuori di noi, è dentro di noi, e tocca a noi. Come dice la parola stessa, no? Cultura viene da colere, no? Quindi coltivare sostanzialmente. Ecco, siamo noi che ogni giorno gli dobbiamo dare l'acqua, come diamo l'acqua alle piante per crescere, eccetera, eccetera. Quindi
La cultura ha in sé i valori spirituali perché ci fa crescere come persone, cioè ci incivilisce. Io uso questa parola che molte volte, non, soprattutto nei tempi di oggi, non viene usata, no? Nel senso che noi dobbiamo sempre cercare di tendere all'incivilimento. È una parola che si usa poco, ma a me piace invece usarla. Nel senso che ogni giorno dobbiamo crescere di civiltà. La nostra civiltà deve continuamente crescere. Dobbiamo incivilire i costumi, dobbiamo incivilire le relazioni personali che abbiamo con gli altri. E tutto questo può avvenire solo ed esclusivamente attraverso la cultura. Ma la cultura oggi gioca un ruolo semmai più importante di quello che giocava nel passato. Perché vedete, aveva ragione Mario Caligiuri prima quando diceva l'economia di questo secolo, ma credo anche dei secoli a venire, sarà l'economia della conoscenza, no? Cioè la conoscenza sarà la base della produzione. E io cerco di farvi degli esempi, anche perché a Milano, ecco, per venire al discorso sindaco che facevamo prima, ecco, a Milano noi queste cose le tocchiamo veramente con mano, proprio nel concreto, non sono parole vuote, teoriche, astratte, ma è la quotidianità. Ebbene, pensateci bene, parliamo dell'Italia. Ormai è chiaro che noi non possiamo competere con la Cina, con l'India, con il Brasile, no? Sotto il profilo della quantità della produzione. Non c'è niente da fare. Quella è una battaglia persa. Loro sono 1,5 miliardi, noi siamo 60 milioni, quindi loro produrranno sempre molto di più e venderanno sempre a prezzi più bassi di quelli che possiamo fare noi. Quindi da questo punto di vista loro sono molto più competitivi di noi. Però noi potremmo avere un vantaggio. Noi abbiamo un vantaggio competitivo che loro non hanno. E qual è? È quello della creatività. Che sarà, come dire, la molla che ci farà vincere la sfida. E questo a Milano lo notiamo in una maniera proprio palpabile, concreta, reale. Perché dico questo? Dico questo perché, vedete, ormai, soprattutto nelle società occidentali, cioè è finita l'epoca dei bisogni primari. Cioè, nelle società occidentali non abbiamo più il problema di quello che ci dobbiamo mettere, di come ci dobbiamo vestire, oppure di quello che dobbiamo mangiare, no? Bene o male tutti mangiano, bene o male tutti si vestono, non abbiamo questo problema. E quindi per continuare a vendere prodotti, la vera sfida cos'è? È il valore simbolico contenuto in quel prodotto. A casa nostra abbiamo diversi tipi di forchette. Ora, la forchetta serve per mangiare, la sua funzione è quella di prendere gli spaghetti, eccetera. Quindi, se quella è l'unica motivazione per cui compriamo la forchetta, ce l'abbiamo, quindi perché ne dobbiamo comprare un'altra? Eppure ci compriamo altri tipi di forchette, perché ci piace la forma, ci piace il modello, ci piace il colore come è fatto. Ecco, perché ci compriamo una forchetta che non è che risponda a una funzione primaria, che è quella appunto dell'uso normale della forchetta? Ci compriamo quella forchetta perché in quella forchetta troviamo, come dire, dei valori simbolici, no? Perché è fatta bene, perché è più bella delle altre, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sostanzialmente andiamo al di là della funzione, vogliamo un oggetto bello accanto a noi. Ma questa bellezza qualcuno l'ha fatta, qualcuno ha pensato a fare quella forchetta lì, quella particolare forchetta, ed è una persona evidentemente dotata di creatività. Ora, la creatività non è che è un'epifania, è genetica, quindi o uno ce l'ha la creatività o non ce l'ha. L'attività si può anche imparare, si può imparare giorno per giorno e si può imparare attraverso la cultura. Se io vado a vedere le opere d'arte, vado nei musei, vado alle mostre, vado a sentire un concerto, eccetera, eccetera, è chiaro, il mio tasso di creatività aumenta e io questo tasso di creatività lo posso usare anche nel mio lavoro che faccio, nel mio lavoro di design, nel mio lavoro di tutti i lavori che esistono nel mondo. Ma anche nelle piccole ditte, anche nelle piccole aziende, anche se io riparo le macchine, no? Ecco, queste cose qui, la creatività, la posso usare anche nella mia vita quotidiana, solamente che la devo continuamente, come dire, anche lì, curare, giorno per giorno. E pensate allora al vantaggio competitivo che hanno i ragazzi.
che vivono a Milano. I ragazzi che vivono a Milano, quelli che vogliono chiaramente, non è che poi tutti sono così, ma quelli che vogliono. C'è durante la settimana del Salone del Mobile, ci sono migliaia di eventi, e io vedo tutti questi ragazzi che girano e vanno a vedere il tipo di poltrona, il tavolo, il microfono, tutte le cose, le penne, tutte le cose che esistono, e quelli vedono queste cose ed entrano piano piano nella loro testa e ci pensano e rielaborano, e poi c'è la settimana della moda e vedono questi abiti eccetera, e quindi anche lì vedono i colori, gli accostamenti, i tagli, i pezzi eccetera eccetera. E poi c'è un'iniziativa che si chiama Book City, dove vengono presentati migliaia di libri in un fine settimana, due o tre giorni eccetera eccetera, e quindi conoscono gli autori, vanno nelle librerie. Allora, quei ragazzi lì è chiaro che hanno un vantaggio, io chiamo un vantaggio competitivo enorme rispetto ad altri che non hanno quelle possibilità. E quindi stamattina questi ragazzi di Catanzaro dicevo: beh, sfruttate bene quello che avete. Certo, non avete le cose che ci sono a Milano, però alcune cose le avete. Avete il Politeama, avete il Marca, avete altri musei sul territorio, avete Scolacium. Ecco, frequentate quei posti, andate a vedere, perché guardate che sono cose importanti per costruire il proprio futuro, la propria vita. Cioè, nel senso che poi a un certo punto, finite le scuole, finite l'università, dovete pur trovare un lavoro. E non è più il tempi che c'era la Fiat, come una volta, che dava da lavoro a, non so, 20.000 operai. E quel mondo lì è finito, la catena di montaggio non esiste più. Oggi tu vieni preso se hai un tasso di creatività, di fantasia, no? Se tu puoi portare un'azienda queste cose, allora sei vincente. Ma non bisogna pensare però che queste cose siano innate, o uno ce l'ha o non ce l'ha. In parte lo saranno, ma in gran parte si possono apprendere con l'uso, l'abitudine, lo studio quotidiano. Guardate, io ho avuto la fortuna, tra le fortune della mia vita, e non avrei mai pensato di avere, di conoscere dei grandi personaggi. Io ho conosciuto 20 anni fa il professor Federico Zeri, e il professor Zeri purtroppo è morto un anno dopo che l'avevo conosciuto, e per me è stato un anno in cui ho imparato tantissime cose, no? Perché lui, che conosceva la storia dell'arte come nessun altro, no? Mi raccontava sempre, mi diceva: sì, Michelangelo, sì, tutti dicono Michelangelo un genio, sì, certamente, ma se in quel momento storico, in quelle cave della Toscana, non c'erano centinaia e centinaia di scalpellini che si tramandavano quel modo di scolpire da generazione in generazione, Michelangelo non ci sarebbe stato. Perché la cultura è un fatto relazionale, è un fatto territoriale. Non bisogna pensare come a questa idea che abbiamo ancora in parte del genio, come è stato coniato nell'Ottocento, no? Questa persona diversa da tutte le altre, no? Che crea nel suo studio le grandi opere, eccetera, eccetera. Non è affatto così, non è mai così. È quello che accade nella scienza. Cioè, io sono, come dicevano prima, sono anche direttore del Polo dei Musei Scientifici di Milano. E quindi conosco molti scienziati, ma questi scienziati mi dicono: ma nessuno oggi fa la scoperta da solo. Cioè, sono equip, ma di decine, centinaia di scienziati che si mettono insieme e lavorano per quell'obiettivo lì, no? E guardate, la stessa cosa accade nel mondo della cultura. Non bisogna pensare alla cultura come un fatto che riguarda solamente quella persona che è un po' particolare, geniale, no? No, non è così. Non è affatto così. Si costruisce col tempo, si costruisce col lavoro. E Zeri concludeva dicendo che il genio per lui era una cosa molto semplice, cioè il lavoro quotidiano. Ecco, noi dobbiamo capire questa cosa, il genio, se vogliamo chiamare così, o meglio, come la chiamo io, la creatività in maniera più laica, la creatività è il lavoro quotidiano. E bisogna capire che la creatività poi ci aiuterà nella nostra vita ad avere dei migliori posti di lavoro, e anche guadagnare, come dire, anche di più nella nostra vita. Quindi sono fatti che vi sto parlando, di fatti anche molto, molto pratici. E io ho la fortuna
di vivere e di lavorare da un osservatorio mente speciale, privilegiato di Milano, e tutte queste dinamiche io le ho potute vedere proprio e toccare con mano. Giustamente è stato detto, Milano è sicuramente la città più internazionale d'Italia, è una città che insomma ormai è riconosciuta un po' da tutti come, come l'avanguardia più forte che c'è nel nostro paese. Però guardate che è stato un lavoro, è stato un risultato che è stato costruito negli anni. Cioè non è che a un certo punto nel 2015 c'è l'Expo, tac, scatta la scintilla e tutto ciò che era brutto è diventato bello. Non è così. È un lavoro di anni. Cioè nel senso che lì c'è stato un lavoro di preparazione. No, noi stessi, io posso raccontare la mia esperienza. La mia esperienza è stata questa. Cioè la prima cosa che abbiamo, su cui abbiamo lavorato, ma da anni, da molti anni a questa parte, abbiamo agito per esempio sul lato dell'offerta, no? Cioè noi avevamo capito, secondo me in anticipo sui tempi, che dovevamo in un primo momento offrire molto di più di quello che la gente domandava. Cioè se io avevo 300.000 persone che venivano a vedere le nostre mostre e io ne volevo 500, ma il sistema che io avevo per aumentare questa roba qui era aumentare l'offerta culturale. Certo, questo vuol dire fare sacrifici, lavorare di più, no? Trovare più soldi, perché poi i soldi, sa, le pubbliche amministrazioni hanno sempre avute poco, diciamo così, e quindi andarsi a trovare gli sponsor, convincere a investire in cultura, eccetera, eccetera. Ed ecco perché, come diceva prima Florindo, quando venite a Palazzo Reale voi non vedete mai, non c'è mai una proposta sola, ma ce ne sono 4-5 proposte, e sono 4-5 proposte diversificate. Perché non è che esiste un tipo di pubblico, non esiste un tipo solo di, esistono tanti tipi di pubblico. Allora, c'è a quello che è interessato, che ne so, all'arte antica, e si va a vedere la mostra di Rubens. C'è quello che è interessato invece all'arte extraeuropee, e si va a vedere la cultura giapponese. Peraltro noi abbiamo fatto questa mostra, ecco, per dirvi le relazioni. Perché? Perché c'è stata la Butterfly alla Scala. E la Butterfly, chiaramente di Puccini, era ambientata in quel contesto lì. E quindi noi abbiamo voluto preparare la cittadinanza a capire quel mondo lì, questo Giappone che si apriva all'Occidente, facendo questa importante mostra. Adesso non so chi di voi l'ha potuta visitare, ma è una mostra molto bella, eccetera. Uno è interessato più, come dire, ai rapporti tra l'arte e la matematica, tra l'arte e la geometria, eccetera, eccetera. Benissimo, cioè abbiamo la mostra di Escher. Un altro è più interessato all'arte contemporanea? Benissimo, abbiamo la mostra di Arnaldo Pomodoro, ma se ci spostiamo al MUDEC abbiamo la mostra di Basquiat. Ecco, ci sono tanti tipi di pubblico, no? E bisogna cercare, come dire, di fare una proposta diversificata per cercare di prendere, come dire, il più largo, la più larga fascia possibile di pubblico. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è agire sul lato dell'offerta. La seconda cosa veramente importante secondo me che abbiamo fatto è un lavoro sulle nostre strutture. Cioè se tu vuoi fare mostre di grande qualità, di qualità internazionale, tu devi avere le strutture adatte. Cioè tu non puoi avere, esporre delle opere importanti se non hai un impianto di climatizzazione come si deve, perché i musei internazionali ti chiedono dei requisiti, che tu devi avere dei requisiti, no? Ad esempio che la temperatura sia 20 gradi, che l'umidità dentro le sale sia il 50%, devi avere sistemi di sicurezza, telecamere, eccetera, eccetera. Cioè devi garantire che, insomma, è difficile portare via le opere, insomma. Ecco. Quindi noi abbiamo fatto un grande investimento infrastrutturale sulle nostre strutture, perché uno può avere tutte le idee del mondo, però se poi non ha la sostanza, cioè non ha gli spazi poi per fare le cose, sì, rimangono solamente delle belle idee ma che non si possono concretizzare. Questo è stato un lavoro, se mi consentite, un po' oscuro. No, non è che era visibile all'esterno, non è che questo impattava direttamente sulla cittadinanza o sui giornali, però era un lavoro di back office, diciamo, magari oscuro, anche pesante certe volte, ma abbiamo dovuto farlo per poi essere pronti. Ecco, allora, però questo lavoro che abbiamo fatto negli anni passati,
ci ha consentito, ad esempio, per il 2015, cito solamente il 2015, di fare due mostre storiche che non verranno più fatte almeno per i prossimi 100 anni. Una è stata la mostra di Leonardo e l'altra è stata la mostra su Giotto. Sono due mostre che, per esempio, quella di Giotto venne fatta, per dirvene una, l'ultima mostra di Giotto, con molti meno pezzi, perché noi esponemmo 14, le opere di Giotto che si possono trasportare sono in tutto il mondo 18, perché adesso sono affreschi che chiaramente sono per definizione intrasportabili. Noi ne abbiamo portate 14. L'ultima mostra di Giotto venne fatta nel 1937 a Firenze, perché si celebravano i 600 anni della morte di Giotto, avvenuta nel 1337. Quindi erano passati un secolo praticamente da quando era stata fatta, e a quei tempi c'era il fascismo, che chiaramente ha fatto questa mostra di Giotto per celebrare il genio italico. E non è che vi erano le complicazioni sui prestiti come ci sono oggi, eh. Probabilmente lì il primo ministro chiamava direttamente, diceva il podestà, diceva, presta quest'opera. Oggi le cose sono un pochino più, diciamo, complicate, e più difficili, le ragioni di conservazione oggi sono più pregnanti rispetto a quelle che ci potevano essere una volta. Ecco, arriviamo a fare la mostra di Leonardo e arriviamo a fare la mostra di Giotto anche perché c'è stato tutto questo lavoro fatto oscuro, se vuoi, ma fatto in precedenza. Vi do solamente un dato, adesso lo posso dare perché ormai le cose sono finite e non può capitare niente. La mostra di Leonardo, per significare un elemento, per dirvi quando sono importanti queste cose che vi accennavo prima, noi avevamo alla mostra di Leonardo un valore assicurativo di 3 miliardi di euro, cioè praticamente l'ICI che si paga in Italia, mezza ICI che si paga in Italia, noi avevamo quel valore di opere lì. Ecco, se non eravamo strutturati per sopportare, diciamo, quel peso di responsabilità enorme che avevamo sulle spalle, ecco, noi non ce l'avremmo sicuramente fatta. Ecco, quindi in realtà noi ci siamo preparati in Expo. Expo poi è stato molto importante per noi perché è stato, da un certo punto di vista, un acceleratore. Nel senso che quando noi nel 2008 abbiamo così appreso che Milano aveva vinto la competizione con Smirne, quindi nel 2015 avrebbe ospitato l'Expo, è chiaro che lì le cose hanno cominciato ad accelerare, no? Se non ci fosse stato Expo magari saremmo arrivati a certi risultati, ma più lentamente, diciamo così. Invece lì siamo stati costretti a un certo punto ad accelerare. Pensate, la mostra di Leonardo noi l'abbiamo cominciato a pensare nell'autunno del 2008, perché a marzo riceviamo, diciamo, la notizia della vittoria, noi ci abbiamo messo 6 anni, 7 anni a fare questo. La mostra di Giotto ci abbiamo messo 4 anni. Cioè, nel senso che bisogna credere in questi grandi obiettivi, ci vogliono anni per realizzarli, ma poi comunque si raggiungono dei risultati importanti. Quindi da un certo punto è stato un acceleratore, dall'altro punto di vista è stato, come dire, un detonatore, nel senso che con Expo si è acceso un faro, no? Enorme sulla città di Milano, sulle proposte culturali della città di Milano. Presidente, buonasera Presidente. Grazie. Sì. Capisce? Quindi ecco, mi scuso per l'interruzione, ma Presidente Baldassarre. E quindi dicevo che è stato un denotore perché nel 2015 è chiaro che si è acceso un faro della comunità mondiale su Milano, per cui noi era un po' eravamo già abituati, però certamente avere, sapere che tutto il mondo guarda quello che tu fai, no? Da un certo punto ti riempi di responsabilità, no? Ma dall'altra parte ti dà un po' l'adrenalina per cercare di fare le cose fatte meglio. Ecco, questo in pratica è quello che è successo. Non vi nascondo che in tutti questi anni, grazie anche, ma non solo, grazie anche al contributo, diciamo, che ha dato sicuramente l'organizzazione dell'esposizione internazionale del 2015, è chiaro che Milano è notevolmente, radicalmente cambiata rispetto a quando io sono arrivato a Milano per fare l'università.
io sono arrivato lì negli anni, all'inizio degli anni 80, no? Era una città, un certo tipo di città, oggi è una città completamente, completamente diversa. Ed è una città che ha puntato moltissimo, per esempio, sul lato della cultura. Ha puntato moltissimo sul lato della cultura perché crede in questa sfida, no? Cioè il patrimonio cognitivo sarà sempre quello che si affermerà di più. Oggi quello che contano. Guardate loro, per esempio, loro adesso stanno riprendendo, vedete, con una piccola telecamera loro riescono a fare la televisione, no? Una cosa che 40 anni fa ci volevano strutture, credibili. Con una cosa molto semplice, oggi riescono a fare una trasmissione di un'ora, di due ore, eccetera, eccetera. Quello che conta oggi, invece, sono i contenuti, perché l'hardware ce l'abbiamo. Dobbiamo lavorare sul software, quello che chiamo io. Cioè, dobbiamo lavorare sui contenuti. E quindi i contenuti saranno sempre quelli che determineranno la vittoria o la sconfitta. Ecco, questo è quello che voglio dire. E i contenuti li può dare solamente un'educazione, diciamo, culturale, in senso ampio. Poi io mi occupo di arte, che è un pezzo importante, significativo della cultura, ma quello che conta è quello che può fare la cultura anche per le comunità, no? Mario prima accennava la mostra che realizzammo 20 anni fa su Via Mannelli, la città delle idee. Ecco, io lì ebbi la percezione, la consapevolezza che Soveria Mannelli si configurava e voleva essere una specie di piccola Atene, no? Dove a vincere erano le idee, infatti si chiamava la città delle idee, no? Ecco, perché poi al di là, certe volte non ci lamentiamo dei finanziamenti che non ci sono, che sono scarsi, che sono pochi, l'organizzazione, tutto, però senza le idee non si va lontano, cioè avere le idee è la precondizione per fare le cose, perché senza idea non si va molto lontano. Io avrei tante altre cose da raccontare, ma non la voglio fare troppo lunga. Dico solamente che voi siete fortunati, no, di essere in questo comune. Non, purtroppo non tutti i comuni d'Italia sono così, non tutti i comuni d'Italia già 20 anni fa erano tra i primi ad essere stati informatizzati, no? Ci sono ancora comuni che non lo sono. L'ultima cosa che voglio dire è l'importanza dell'attività relazionale, cioè quella che citava prima Mario Caligiuri. Cioè, ecco, la cultura non si può fare chiuso nella propria stanza. Noi sappiamo alcune cose, ma non abbiamo la pretesa di sapere tutto. E abbiamo bisogno, quando realizziamo delle iniziative, e questo io me ne accorgo tutti i giorni, io ho la necessità di parlare con le altre persone, ho la necessità di parlare con storici dell'arte, con critici, con persone che mi vengono a trovare, perché è da lì che nascono le idee per fare le mostre anche che facciamo. Non è che tutte queste mostre nascono perché noi siamo dei fenomeni, no? Certo, alcune cose le penso pure io, però su alcune cose mi confronto e poi dal confronto che ho con tante persone riesco poi a metterle insieme e quindi a coagulare poi un'idea che poi il più delle volte si dimostra vincente. Ed ecco l'importanza di avere le relazioni che prima citava Mario Caligiuri. Per avere la relazione però bisogna essere aperti, bisogna continuamente mettersi in discussione, e la cultura questo ci deve insegnare, ad avere più dubbi che certezze. Questo io ho capito, diciamo, studiando, lavorando, conducendo una vita da intellettuale. La cosa importante è quello: più vado avanti, più mi crescono i dubbi, ma io so che i dubbi sono molto importanti, perché sono i dubbi che ci fanno crescere e ci fanno fare le cose. Io ho sempre, come dire, un certo timore nei confronti delle persone che hanno troppe certezze e pochi dubbi. Preferisco più le persone che hanno tanti dubbi e un po' meno certezze. Grazie. È doveroso salutare e ringraziare il professore Baldassarre per la sua presenza sui Mannelli, al quale tributo il saluto della città e dell'amministrazione comunale e il mio personale. E quindi io adesso passerei la parola a Mario affinché gestisse la fase della consegna dell'attestato a,
a Domenico Piraina, vorrei fare a lui tanti complimenti per quello che ha detto, per le cose che ci ha rassegnate, vorrei fargli tanti auguri per continuare così la sua avventura nella città di Milano attraverso i musei, attraverso la cultura, così ci renderà ancora più orgogliosi di essere i suoi conterranei. Grazie, lavoro da Mario. Grazie, sindaco. Questa sera abbiamo detto che è una serata speciale, quindi dato che è arricchita anche da questa premiazione di Domenico Piraina, dalla presenza per noi molto cara e consueta del presidente Baldassarre, che è tornato per l'ennesima volta nella nostra città, non possiamo non cogliere l'occasione di ascoltare dal vivo il suo pensiero, la sua opinione e la sua idea. Io sono perfetto per le conclusioni, non avendo ascoltato nulla posso essere proprio il più azzeccato a fare le... Ma io mi posso solo complimentare con il nostro premiato Piraina, perché appunto vedendo proprio l'esperienza di Milano e ahimè mettendola a confronto con l'esperienza di Roma, mi piange il cuore, perché io purtroppo vivo, almeno lavoro a Roma, e invece c'è proprio stata una divaricazione. Una cosa forse che non, forse la sapete, ma ve la sottolineo: la maggior parte dei cittadini romani, cioè di coloro che abitano a Roma, perché cittadini o no, a Roma non si è mai capito dove finisce la cittadinanza, è come un po', dicevo prima, lui ormai è la capitale del Nord Africa, Roma, no? Perché c'è molti modi di fare di quelle città. E la maggioranza dei cittadini romani, calcolati quasi sul 60%, sono di origine calabrese. E questo spiega perché, ad esempio, ci sono stati due sindaci di origine calabrese, pur che si sono succeduti, pur venendo uno da allora, c'era la Prima Repubblica della Democrazia Cristiana e l'altro del Partito Comunista, era Signorella e Vetere, tutti e due calabresi, ma questa calabresità li ha portati a avere ampi consensi nella città. Bene, però devo dire che i migliori sono andati a Milano, perché vedendo il risultato di Roma, purtroppo è successo così. Ci siamo ripartiti i calabresi in un modo diseguale, e questo mi dispiace molto. Ma io voglio dire solo una cosa, un pensiero a parte questa battuta. Mario lo sa, sono... analizzando la società moderna sono abbastanza critico, la società occidentale ovviamente nella quale viviamo, e quindi in questo aspetto critico della società ci sono tanti fattori, ma uno degli elementi appunto che subisce e manifesta proprio questo stato di crisi della civiltà moderna, della civiltà contemporanea, è proprio l'arte, no? Perché non c'è dubbio che oggi viviamo un periodo anche lì altro che dubbi, lì c'è l'incertezza massima, no? Io infatti mi rifugio sull'arte classica, anche personalmente i quadri che ho comprato per me, per il mio studio, per la mia casa, sono tutti quadri dal 500, 600, massimo arrivo al 700, perché per carità si può andare anche un po' più avanti, ma erano troppo costosi quelli, i classici ottocenteschi, perché quando si arriva al XX secolo, al 900, qualche dubbio mi viene. Mi hanno regalato dei quadri di Schifano, per esempio, però li ho, a mia volta li ho riciclati, regalati ad altre persone. Quindi lì forse qualche certezza in più ci vorrebbe, no? che il dubbio, a volte viene il dubbio che quella sia un'opera d'arte, no? Per esempio, una volta stavo a New York e una mia amica che è molto, un'esperta d'arte, ma parlo di diversi anni fa, 15-20 anni fa, forse 20 anni fa, dice: guarda, c'è al MoMA una bellissima mostra di un italiano.
mi disse il nome, ora so chi è, ma allora sinceramente non sapevo chi fosse, era Cattelan. E c'era infatti una grandissima mostra, un piano intero di opere di Cattelan. Io sono andato lì non sapendo chi era Cattelan, e allora dico, vuoi esattamente la mia impressione? Questo è uno schifo immenso per me. Cattelan è diventato uno che vende quadri, non so a quanti milionate per quadro. Ecco, quindi qualche problema io di convivenza con la società moderna, anche sotto il privato dell'arte, ce l'ho. Quindi questo per dire, in epoca così di alte incertezze, a me fa molto piacere che Soveria Mannelli, che è una città che sappiamo che dell'arte, grazie anche a sindaci attuali e passati che hanno fatto diversi, hanno dato un'impronta proprio a questa città. E quindi sono ben lieto che una persona come il direttore del Palazzo Reale di Milano sia riconosciuta per il suo valore in questa città. E speriamo che appunto che succeda qualche cosa. Noi adesso stiamo aspettando che succeda qualcosa in politica, speriamo che un po' in tutti i settori, che si ricominci a parlare di cultura, perché la comunicazione moderna, sia quella di massa sia quella social, sta uccidendo la cultura. È un grande vantaggio dell'epoca moderna, però c'è anche i suoi connessi negativi, perché ormai la profondità che richiede qualsiasi riflessione culturale è sparita dalla comunicazione. Quindi, infatti ci sono degli studi americani molto interessanti su questo, sulla decadenza della cultura in relazione alle nuove forme di comunicazione. Quindi io mi complimento innanzitutto con il premiato e gli faccio tanti auguri di realizzare cose belle come ha fatto finora. Grazie. Van Gogh in tutta la sua vita è riuscito a vendere solamente un quadro, perché nessuno li voleva, perché venivano considerati delle schifezze assolute. No, ma le dico. Gli impressionisti, che adesso sono tutti di moda, se non avessero avuto un mercante che si chiamava Durand Ruel, no? Il quale, capì, in Francia non vendevano un quadro, allora a un certo punto prese 100 quadri, se li portò in America e lì cominciarono a sfondare. Ed ecco perché molte opere impressionistiche si trovano in collezioni americane, appunto per quel fatto lì, perché questi vendevano lì. Ecco. Anche Michelangelo stesso, cioè, ecco, io dicevo prima che lei venisse, che noi abbiamo l'idea, questa idea ottocentesca dell'artista come genio, no? Questo è un topos che è stato costruito nell'Ottocento, ma in realtà non è così. Cioè, Michelangelo per noi, per tornare al discorso di prima, è chiaro che lo vediamo come un essere quasi sovrumano, no? Pure Michelangelo durante la sua vita ha dovuto lottare, è dovuto competere con altri artisti per accaparrarsi. No, naturalmente. Perché c'era la committenza? Perché quello che è cambiato rispetto all'arte antica, cosa è cambiato? È cambiata la committenza. Cioè, a un certo punto, alla fine dell'Ottocento, ma anche un po' prima, cioè, finisce la committenza, cioè non c'è più la Chiesa che commissiona le opere. E in quel senso lì l'artista riacquista anche una certa libertà di espressione, no? Perché anche i grandi artisti del passato, che se ne dica, comunque lavorando su commissione dovevano in qualche modo seguire delle linee, seguire delle logiche, no? Eccetera, eccetera. Invece oggi l'artista, diciamo così, è molto più libero, perché il suo confronto oggi è solamente col mercato, cioè vende, non vende. Questo è il vero, cioè è il mercato che fa la differenza, no? Eccetera, eccetera. Quindi quelle cose che hai detto prima, sono atteggiamenti. C'è Jean Clerc che la pensa come lei, no? C'è questo grande, lo conosce, ha letto molti suoi libri e si consola, perché lui insomma è uno che pensa che c'è una decadenza diciamo dell'arte. Io mi permetto di dire che non è così, nel senso che per noi è sempre difficile giudicare la contemporaneità. Scusate,
Non è che voglio difendere tutti i costi. No, no, però lei deve spiegare qui davanti a tutti dove sta il valore artistico della famosa opera di Dario Manzoni. La berra dell'artista. Beh, certo. Lo dico. Abbiamo fatto. Scusi, io sono stato, ho avuto la fortuna di conoscere in vita Burri, perché sì. Burri operava in Umbria. Io avevo un amico carissimo, Tommasoni, che faceva molte critiche, certo. Recensioni, lo ha aiutato. Certo. Io fino a Burri ci arrivo, cioè riesco a capirlo. Sì, perché è una cosa concreta almeno, vedo un sacco bruciato, una tela bruciata. Insomma, qualche cosa si vede. C'è Bonami che ha scritto un libro. Dell'attualità è veramente difficile. Io sto aspettando almeno la spiegazione. Provo a dargliela, anche perché abbiamo fatto una mostra antologica su Piero Manzoni, quando è stato 3 anni fa, in occasione del cos'era? Lui era nato nel 33, in occasione dei. Cos'erano? Della nascita, insomma. Abbiamo fatto questa mostra. Ma vedi, Presidente. Io la vedo così, insomma, a un certo punto, vede, a metà dell'Ottocento capita un fatto, cioè l'invenzione della fotografia. L'invenzione della fotografia ha messo, l'artista di fronte a un bivio. Cioè, innanzitutto non poteva più rappresentare la realtà per come la vedeva, perché c'era uno strumento molto più preciso che era la fotografia. Con la fotografia tu potevi fare un ritratto molto più realistico, potevi prendere un paesaggio molto più realistico. E non a caso, quindi, l'artista a un certo punto, non potendo più rappresentare la realtà per come la vediamo tutti, perché c'era il mezzo fotografico per farlo, comincia a rappresentare un'altra cosa, quello che non si vede, quello che c'è dentro l'uomo, no? Quindi da lì parte tutto un discorso con le avanguardie, no? Per cui c'è la dissoluzione sostanzialmente della forma, cioè l'astrattismo è questa roba qui, il cubismo è questa roba qua, il surrealismo e così via. Per venire ai concettuali come Manzoni, a un certo punto quello che conta è la rappresentazione dell'idea, no? Cioè quello che conta è. Non è che c'è l'idea. Cosa c'è? L'idea, per esempio, quando lui costruiva i palloni, diceva soffio di artista, no? Sostanzialmente che tu ti portavi a casa, no, un qualcosa dell'artista, cioè invece di portarti un'opera che lui faceva, siccome lui si immedesimava con quello che faceva, con l'arte, capito? Perché tu ti porti a casa un quadro di Picasso perché è di Picasso, ok? E quindi in quel caso tu ti portavi a casa, diciamo così, quella scatoletta lì perché era sua, ok? Quindi ti portavi sempre, è un discorso concettuale. Ho capito, però è così, cioè discorso concettuale, però è quello lì, no? Però non mi mette insieme Picasso e Manzoni. No, ma assolutamente. Da no. Picasso l'Ottocento e la fine, a buona parte dell'Ottocento si capisce. Nel senso che siamo in un altro periodo dominante al mercato, allora qualsiasi cosa fa un artista è artistico. E anche un artista diventa artistico. L'avevo messo sul piano di Crozza, dico, questo no. Questo è lo spirito, invece lei non dice. No, invece certo, un significato concettuale molto profondo. Ma d'altra parte, guardi, cioè, una volta che si rompono i criteri, no, le regole, presidente della Corte delle regole, allora, a un certo punto si rompono le regole, quindi i principi di, faccio un esempio, armonia, proporzione, cioè i principi della tradizione classica, sostanzialmente, a un certo punto con le avanguardie non esistono più, allora è chiaro che tutto diventa soggettivo, no? Quindi se il criterio di proporzione, se il criterio di ordine, se il criterio di armonia non sono più dei criteri attraverso i quali se quelle regole lì non sono più criteri, non sono più considerati criteri per giudicare se un'opera è un'opera d'arte o non è un'opera d'arte, no? Se quelli criteri non valgono più, chiaramente non c'è più nessun criterio. E da lì scatta un meccanismo per cui l'opera d'arte è quella che viene definita opera d'arte. E quando è che un'opera d'arte viene definita opera d'arte? Quando il sistema dell'arte contemporanea lo definisce tale. Cioè, allora,
Se c'è un'opera e quest'opera viene portata in un museo pubblico importante, ecco, il fatto, scusate, 1917, l'orinatoio di Duchamp. Lui prende un orinatoio, che lo trovate in tutti i bagni del mondo, quell'orinatoio, che fino a un minuto prima non è un orinatoio, normale, viene portato in un museo, esposto in un museo, da quel momento in poi, quello non è più un orinatoio, quello diventa un'opera d'arte, perché il sistema dell'arte ha deciso che quello è un'opera d'arte, in quel caso il museo, altri casi sono i collezionisti, oggi soprattutto il valore di un artista è determinato da chi lo colleziona. Dici, ma tu in che collezione sei? Ma io sono alla collezione importante. Beh, allora è un grande artista, ok? Allora, è chiaro che quando vengono a mancare i criteri generali su cui noi abbiamo basato la nostra cultura occidentale, no? Quelli vengono a mancare, e quali altri criteri troviamo? Tutti i criteri diventano soggettivi. C'è una sorta di relativismo artistico, no? Come esiste il relativismo etico, esiste anche il relativismo artistico. Quindi ognuno si crea i suoi criteri. E il sistema dell'arte poi cerca di creare i criteri per cui se un'opera è in un museo importante, vuol dire che è un'opera d'arte. Se quell'opera lì è collezionata da un collezionista importante, è un'opera d'arte importante. Ma non so, il futuro dirà cosa rimarrà di tutta questa cosa qui. Quindi può darsi che abbia ragione lei, Presidente, che non rimarrà nulla di tutto ciò. Però io, se guardo indietro la storia, cioè se io dovessi applicare i criteri che applica lei agli artisti di oggi, beh, con lo stesso criterio potrei pensare, beh, allora Van Gogh non sarebbe esistito. Cioè Cézanne non sarebbe esistito. C'è Bonami che ha scritto un libro, lo potevo fare anch'io. Cioè, nel senso che ci sono molte opere che tu le vedi, no? E dici, vabbè, cosa ci vuole, lo potevo fare anch'io. Ho capito, peccato che non l'hai fatto. Cioè, la risposta è questa qui, no? Poi non ci sono altre risposte. L'altro giorno stavo in libreria e c'erano in ordine alfabetico i romanzi, c'era Flaubert, poi dopo Flaubert Floris. Sì, certo. Tre romanzi di Floris. Certo. Allora ho detto qui c'è qualche cosa che non funziona, perché se Flaubert e Floris sono due romanzieri, qualche problema mi nasce. E il futuro deciderà, il futuro deciderà. Ma grazie, per... è stato un dibattito piacevole. Prego Mario. Allora, credo che questa coda finale sia molto interessante, perché la relazione, il saluto che Mimmo Piraina ci ha lasciato alla fine era che i dubbi fanno crescere. Allora, questo dialogo finale tra Mimmo Piraina e Antonio Baldassarre alimenta e affronta il dubbio su quello che debba essere oggi l'arte. Allora, la posizione del Presidente è più o meno questa, cioè l'arte antica costa perché vale, quella contemporanea vale perché costa. Mentre la posizione che esprime Mimmo è che l'arte descrive ciò che il mondo diventerà, non ciò che il mondo è. Allora, entrando in questo palazzo, Palazzo Comunale Cimino, all'entrata c'è un'opera di un artista contemporaneo della serie Potevo farla anch'io, cioè è il più grande décollage mai realizzato da Mimmo Rotella, calabrese, che è vissuto l'ultima feconda parte della sua vita a Milano. Poi, risalendo, si entra in questa stanza che è l'Aula della Libertà, la Sala della Libertà, che è la sede del Consiglio Comunale, che è affrescata con 100 figure, una diversa dall'altra, da una scenografa della Scala, anche lei di Milano, anche lei che ha operato a Milano. E questo è un simbolo che raccoglie sia l'arte figurativa, quindi in un certo senso quella classica, perché il significato qual è? Quello di spezzare le catene dal bisogno, perché l'unica vera libertà è quella dal bisogno. E quindi è importante questo connubio che tra l'altro si riverbera nel dibattito che questa sera abbiamo ascoltato. Allora, in conclusione di questa
di questa cerimonia. Io mi permetto di chiedere al sindaco insieme al presidente Baldassarre di consegnare l'omaggio per il nostro ospite, che è stato realizzato appositamente dall'orafo Gerardo Sacco, appositamente per Mimmo Piraina. Quindi vi prego di consegnarlo e in modo da completare. Il professore Baldassarre, noi vogliamo subito la funzione al nuovo, questa cosa non succederà più, quindi è una cosa che assolutamente dobbiamo fare. Grazie Presidente. Grazie di essere venuto. Grazie, siamo bellissimo. Veramente felici. Bellissimo. E poi c'è un altro omaggio che l'editore Rubettino vuole consegnare direttamente. Grazie. Ecco, grazie. Grazie. Chiudi, chiudi. Allora, il sindaco mi invita a chiudere la cerimonia. Un ringraziamento a tutti voi che avete assistito fino a quest'ora a questa iniziativa, però come avete potuto notare ne valeva certamente la pena. E un saluto caro ad Antonio Baldassarre, che è venuto ancora una volta a fare visita alla nostra città, e un saluto affettuoso al premiato di questa sera, Mimmo Piraino, col quale certamente realizzeremo cose belle per la nostra comunità e per la nostra regione. Grazie. Grazie a voi.